Eccoci con il nostro motorino di metà campo. Ciao Herald, come stai? Ciao Massi, tutto a posto, grazie. Te? Tutto bene, grazie. Senti, volevo dirti, ormai stiamo un po' uscendo da questa lunga quarantena con tanti obblighi, no? Raccontami un attimo come ti sei organizzato. Tu mi hai mandato qualche video, ho visto che ti alleni anche nel garage di casa, sulla tua rampa, no? Lì fuori casa, ma in generale. La tua vita, come l'hai programmata la tua giornata? Ma allora, con l'inizio della fase 2 ho un parco qua vicino a casa, quindi esco ogni giorno, quasi ogni giorno con mio fratello e un mio amico, andiamo ad allenarci proprio lì, cioè facendo proprio il programma che ci ha dato il prof, cioè seguendo tutto per bene. E poi diciamo, poi la sera cerco di uscire il giusto, stando sempre a distanza ovviamente, Certo. e ora diciamo la routine è sempre la solita. Cioè, più o meno ormai la programmazione, le giornate sono quasi tutte identiche in quarantena Giusto, è praticamente. Ho vero, è insegnato vero. adesso. Una domanda: era Lacti, nasce a Prato, ma tu hai fatto un po' tutta la trafila nelle nazionali giovanili albanese. Hai avuto dubbi se scegliere la nazionale italiana o quella albanese? Tu ti senti profondamente albanese, quindi so, e quindi penso per te è stato anche semplice, giusto? Sì, diciamo di sì, perché sai, ora sanno tutti che la mia origine è albanese, quindi i miei genitori, tutta la famiglia è nata in Albania, hanno tutte origini albanesi, quindi anche per me è stato molto più facile. E poi devo dire che anche la chiamata dell'Italia non è arrivata, e quindi è stato molto più facile scegliere. Certo, ma dei due Lacti in famiglia, qual è quello più forte, Herald o tuo fratello? Bella domanda, siamo due giocatori differenti. Io sono Se... uno più aggressivo, lui invece è uno più tecnico, più elegante. Ah, perfetto, quindi vi completereste benissimo in una squadra praticamente. Sì, diciamo di sì. Senti, tu nasci a Prato, ma la tua carriera calcistica, no, inizia in una società di Campi Bisenzio, il Lanciotto. È lì che la Fiorentina ti preleva, giusto? Sì, giusto. Come comincia un po'? Raccontami un po' la tua, l'Herald bambino, la tua passione per il calcio, i tuoi primi passi nella Fiorentina. Ma allora io diciamo fin da piccolo, come potevate vedere dalle foto che hanno messo sulla pagina del Google, già da piccolo Sì. avevo già il pallone tra i piedi, quindi è stata subito una passione, diciamo. Poi grazie anche a mio babbo che mi ha aiutato molto anche fin da piccolo a giocare. E diciamo che ho iniziato grazie a un mio amico che parlando, cioè, diciamo, tra genitori ha convinto il mio a portarmi in questa squadra e quindi giocare insieme a questo mio amico. E poi da lì è nato tutto. Dopo Certo. 2 anni, ho iniziato a 7 anni più o meno, e all'età di 9 poi sono andato a Firenze. Tu praticamente hai trascorso oltre 10 anni, no, in viola, però per te Esatto. penso che la soddisfazione più grande sia stata quella di alzare la Coppa Italia da capitano, no, lo scorsa stagione. Sì, sono stato molto fortunato, diciamo, perché era l'ultimo anno di settore giovanile, quindi concludere il settore giovanile con la vittoria della Coppa Italia, poi da capitano, è stata una cosa molto bella e molto emozionante. Certo, tu sei ancora giovane, no? 2000, 20 anni, però hai già avuto qualche soddisfazione importante, no? Oltre a questa che raccontavamo della Coppa Italia, la convocazione a Moena, il ritiro, no? Con la prima squadra e l'esordio in America nella International Cup, dove so che hai scambiato la maglia, hai stretto la mano a un giocatore che ammiri particolarmente. Raccontami un po' l'emozione del ritiro, la trasferta in America, il rapporto col presidente commisso. Allora, finita la stagione, mi ricordo che ero molto impegnato perché avevo pure gli esami di maturità e quindi ero molto impegnato, diciamo. E poi è arrivata la chiamata del team manager dicendomi che ero convocato per il ritiro estivo a Moena. E lì ero rimasto proprio soddisfatto perché era la mia prima volta. E ho fatto le prime 2 settimane di ritiro. E poi è arrivata un'altra soddisfazione grandissima che è la convocazione per la tournée in America, dove su 3 partite le ho giocate tutte e tre, quindi ho avuto, non so,
c'è l'emozione di giocarle. E poi l'ultima partita contro l'Arsenal ho avuto l'onore, diciamo, di scambiare la maglia con Giaca, che è uno dei giocatori che mi piacciono di più. Quindi ho anche scambiato due parole, quindi è stata una cosa bellissima. Certo, e tu avevi già avuto anche lo scorso anno un assaggio di Serie A, no? L'ultima giornata al Franchi, Fiorentina-Genoa, Sì, giusto. per un ragazzino cresciuto nel settore giovanile, anche la prima panchina in uno stadio pieno come il Franchi, penso deve essere stata una bella emozione. Sì, mi ero allenato con la prima squadra già da una settimana e mancava qualche centrocampista e quindi mi hanno convocato. Infatti un po' me l'aspettavo, però devo essere sincero, cioè non così tanto, non mi aspettavo una convocazione proprio del tutto, cioè, ufficiale. Era Certo. l'ultima partita, era una partita molto decisiva perché il pareggio avrebbe salvato la Fiorentina, quindi siamo riusciti a pareggiare la partita, lo stadio era pieno e è stata una grande soddisfazione. Vabbè, un'emozione ancora in più. Quando c'è di mezzo anche punti pesanti, credo che c'è una tensione maggiore e alla fine poi anche una soddisfazione maggiore, no? Un senso di liberazione alla fine, no? Perché. Certo. Senti, a luglio scorso Mister Guidi ti vuole qui a Gubbio. Mi racconti un po', insieme poi al tuo coetaneo Meli, mi racconti un po' com'è andata la trattativa, come hai preso il tuo arrivo a Gubbio, le prime sensazioni in arrivo in città, cosa ricordi di quei momenti? Ma allora, tornati dalla tournée in America, mi sono allenato altri 6-7 giorni con la squadra e poi da lì avevo deciso col mio procuratore, la società, di andare in prestito in qualche società. E avevo altre squadre, quindi tra cui il Gubbio, che c'era pure il mister Guidi che ci voleva tanto. E Certo. ho parlato col procuratore, con la società, e sapendo che Gubbio è una grande piazza per i giovani, che sono passati molti giocatori, abbiamo valutato e poi anche il mister ci ha aiutato molto e abbiamo scelto di venire a Gubbio. Certo, prima giornata di campionato a Trieste, subito l'esordio, poi nel secondo tempo al posto di Rafa Muñoz da terzino destro. Mister Guidi ti ha impiegato diverse volte in quel ruolo, tu ti sei trovato comunque a tuo agio. Sì, perché anche a inizio Muñoz non stava benissimo, se non mi sbaglio. E Sì, esatto. quindi il mister mi ha adattato, diciamo, lì. E era consapevole, anch'io ero consapevole di entrare perché Muñoz aveva dato tutto ed era stanco in quella partita. E il mister mi ha aiutato molto perché poi durante gli allenamenti mi ha aiutato tanto, soprattutto in fase difensiva. E quindi mi sono adeguato bene. Certo, poi è arrivato Mister Torrente che ti ha riportato nel tuo ruolo originario di mezzala, no? Dove quello più o meno hai giocato sempre, no? Sì, esatto. Senti, ti aspettavi di giocare così tanto la tua prima stagione da professionisti? Oltre 1600 minuti, 23 presenze fino allo stop del campionato, un minutaggio importante. Ma allora, sinceramente non mi aspettavo di giocare così tanto perché da quello che ho sentito e molti amici, molti compagni mi hanno detto, il primo anno di professionismo è molto difficile per un giovane. Quindi difficilmente giocano così tanto, però sono contento, vuol dire che mi sono fatto trovare pronto e ho lavorato bene. Certo. Come giudichi il tuo primo campionato nei professionisti? Sei Ma soddisfatto? sì, molto soddisfatto. Certo. Ti aspettavi qualcosa di diverso? Te l'aspettavi un campionato così anche difficile, equilibrato? C'è differenza, no, tra il calcio giovanile e il calcio, tra virgolette, di grandi? Hai notato qualcosa di particolare che non ti aspettavi, da questo campionato? Sì, allora c'è molta differenza. Io l'ho notata subito perché ho fatto molti anni in settore giovanile e la cosa che mi è rimasta più impressa è l'attaccamento ai punti, perché un punto fa la differenza. Sì, questo è Invece vero. nel settore giovanile, dai, un punto in più, un punto in meno può cambiare poco, invece lì conta tanto. Sì, ma infatti. E del campionato della squadra cosa mi dici? È una squadra rinnovata, magari quindi all'inizio qualche difficoltà anche comprensibile, poi soprattutto nel girone di ritorno
La squadra si è compattata e stavamo veramente fino allo stop facendo un ottimo campionato. Sì, esatto, la squadra è una squadra molto giovane, che con qualche giocatore con tanta esperienza, come Coda, Juanito, come avevamo prima Cesaretti, Sbaffo, quindi è una squadra molto giovane, molto competitiva, soprattutto nel girone di ritorno, dove anche con le squadre di grande valore, come la Reggiana, il Vicenza, siamo riusciti a strappare punti. Quindi una squadra, cioè, stiamo diventando una grande squadra. Senti Gerald, se vogliamo trovare proprio spaccare i capelli in due, come si dice, l'unico piccolo neo della tua stagione, non è arrivato il gol che hai sfiorato tante volte, no? Con qualche incursione, tiro da fuori, forse quello veramente avrebbe completato alla grandissima la tua prima stagione tra i professionisti. Sì, giusto, sai, il gol. Io sono uno che non segna molto. L'anno scorso ho segnato 0 gol, 2 anni fa 2 gol, quindi sono uno che fa pochi gol. Però dai, quest'anno qualche gollettino potevo anche farlo. Ho avuto qualche occasione, però dai, ora speriamo, se il campionato dovesse finire, di fare qualcosa, oppure aspettiamo il prossimo anno. Senti, c'è un giocatore in questo campionato che hai incontrato d'avversario che ti ha particolarmente colpito? Ma tutti giocatori molto forti. Giacomelli mi ha colpito molto, del Vicenza. Sì. Beh, un giocatore di grande qualità, ovviamente. Con molta esperienza, però, cioè, ci sono, devo essere sincero, tantissimi giocatori con grande esperienza. Ora, tu non avrai fatto gol, però lo sappiamo tutti, leggiamo tutti, le sirene di calciomercato, questa stagione diciamo che è un po' ferma ormai da diversi mesi, stanno cominciando a girare. Era Lahti non l'avrà realizzato, ma ha fatto gol, ma ha fatto una buona stagione, quindi questa settimana cominciano a uscire le voci. Per un ragazzo come te, no? La prima esperienza, vedersi già accostato a squadre, ma anche di categoria superiore, penso che sia una testimonianza importante. Il fatto che tu hai fatto veramente una buona stagione è un grande incoraggiamento, penso, per te e anche per il tuo futuro. Sì, esatto, è uno stimolo in più, diciamo, perché dopo aver fatto la prima stagione, uno pensa di aver fatto non benissimo, però poi pensi, arriva il momento del mercato e vedi che squadre sono interessate a te, quindi è una bella cosa, una grande soddisfazione. Però ora è presto ancora, quindi non sono cose concrete, dobbiamo vedere proprio a fine stagione quando il mercato sarà aperto, cioè definitivamente. Senti Gerald, siamo fermi ormai da più di 3 mesi, ora c'è questa situazione ancora non ben definita, si gioca, non si gioca, si riprende la pausa, credo che non sia veramente semplice per tutte le società riprendere questo campionato. No, momento difficile per tutti. Dobbiamo pensare che sta trovando difficoltà la Serie A a ripartire, quindi dobbiamo pensare alla Serie C e alla Serie B. Quindi è Certo. molto difficile, perché nemmeno la Serie A, dove c'è grandi campioni e grandi squadre, sta trovando difficoltà a ripartire. Il tuo idolo da calciatore, un giocatore al quale vorresti assomigliare o che dal quale vorresti carpire più possibile, chi è? Allora, in molti mi hanno diciamo, detto che assomiglio molto a Gattuso, ed è un giocatore che mi piace molto. Quindi essere associato a lui, che mi rende fiero, Beh, è uno stimolo in più. lui qualche trofeo l'ha vinto, insomma, quindi non posso che augurarti di ripercorrere la carriera sua, magari, ma anche Magari. perché tra Nazionale e Milan, ha vinto abbastanza. È vero, è Anche vero. se credo che il tuo sogno sia un po' raggiungere la Serie A con la Fiorentina, no? Da Toscano, tutta la trafila nel settore giovanile, penso che al momento, se possiamo dire, un sogno nel cassetto di Rack. Può essere quello lì, la Serie A con la Fiorentina? Sì, giusto, dopo aver fatto 11 anni di settore giovanile con la stessa maglia, cioè sarebbe, cioè, la ciliegina sulla torta, diciamo, fare l'esordio in Serie A con la Fiorentina. Senti, come passi il tempo? Qual è il tuo hobby principale fuori dal calcio? Ma esco con gli amici, shopping,
diciamo ora in questo periodo mi sto anche allenando molto, quindi Certo. però esco con gli amici quando ho tempo e Errol, io ti ringrazio per la bella chiacchierata. In conclusione, diciamo, facciamo un saluto ai nostri tifosi. saluto tutti i tifosi eugubini, auguro, ora è un momento difficile per tutti, quindi auguro saluto a tutti e speriamo di rivederci il prima possibile. Senti, per la prossima settimana chi nomini tra i tuoi compagni? Chi vuoi che faccia l'intervista settimanale con noi? Ma allora, essendo attaccato ed avere un buon rapporto con Meli, nomino lui. Marchino Meli, quindi. Quindi Marco Sì. sarà l'ospite della prossima settimana. Errol, ti ringrazio tanto, un abbraccio grande, a presto. Un abbraccio, ciao Massi, grazie.